tipo tutto quanto. Io, beh, no, meno male, Arlok. Meno male, stasera si gioca un po'. Ma pensavo che fossimo ricrashati. Stasera si prendono un po' a calci gli angeletti nel culo. Siete contente? Fatemi cambiare tutte le cose. C'è qualche cosa che sta tipo facendo un malissimo alla live. Ma quindi no, domani sera niente. Purtroppo la vostra compagna di avventure già mi aveva anticipato che aveva avuto dei cazzi al lavoro. E non pensiamo male. E quindi uniendo. E quindi purtroppo niente. Diciamo che tranquilli che in caso, lo dico sempre a inizio settimana, se oh, sta settimana vogliamo farla. Per anche semplificarvi l'organizzarvi e tutto. Comunque abbiamo Baionetta. Anzi, fammi aprire. Devo riaprire tutto. Devo riaprire tutto. Dov'è Baionetta? Baionetta. Eccoti qua. Però sono contento che siete così in hype per giocare. Ad oggi mi sono messo anche un po' nel mio tempo libero a riempire quel diario e sono giunto alla conclusione perché, annaggia, sapete no, quando riempite le schede da master soprattutto e altre robe, mettete talmente tante di quelle statistiche inutili, cioè proprio che non le userete mai, però le metti, cioè ogni tanto ci vai a buttare l'occhio per guardare, no? E allora sono andato a vedere a quanto effettivamente tipo potesse trasportare Oga fino a raggiungere uno stato di ingombro medio, ingombro alto, quanto peso può sollevare, trascinare altre robe. E Oga può portare nel suo inventario 180 kg di roba senza subire rallentamenti. Verso i due qualcosa, ma non mi ricordo perché devo andarla a vedere. Verso tipo i 220 comincia a diventare mediamente ingombrata. Boni! Mediamente ingombrata. Ergo, semplicemente tipo c'ha la velocità di movimento ridotta di 10 feet. Mentre può trascinare e sollevare 300 kg. Quella donna è un colosso. È un fottuto colosso, brava. Giustamente la mia. Eccoci qua. Non mi ricordo per un strabubolo dove eravamo. Ma non ha cambiato. Dai, che se no già vedo che ci sono case. No, l'ha cambiata, però perché? Vabbè. Non ho capito. Le passo mio marito. Paradiso, capitolo 10, il mare di stelle. Non lo ricordi di questo posto? Ah, è vero, eravamo arrivati. Dove c'era Baionetta proprio? Qua è casa. La casa di Baionetta, dove è nata? Vabbè, sta cazzi più che altro l'abbiamo vista, quindi sti cazzi. No, ma mi devo riaffrontare le. Allora non mi ricordo come si gioca. Per pace. Quella. Che non gioco da tantissimo, poi, netto. Te invece che mi racconti di bello Arlok? La normalità va tranquilla. No, kiss me. Ma vaffanculo. Ehi. Ma no. C'ho i razzetti. Pezza di merda. No. Bossi. Vabbè, dai, che palle. Com'era? Così, così, così. Ma vaffanculo.
Certo, ritornare dopo tanto tempo e farmi affrontare subito gioia non è propriamente una gioia. Scusate. Mamma mia, che merda, l'ultima volta era andato meglio. Mi sa? Non lo so. Allora, prima di andare avanti, volevo. Oh, la pace dei sensi. Sì, l'ultima volta abbiamo sbloccato dei. Bazooka. E niente. No, no, non ci voglio andare giù per ora. Sono molto sobri. Diciamo che Bayonetta nelle armi è molto calma. Non esagera, per niente pacchiana. Ah, oddio. No, mi devo rifare tutta sta roba. Ma questa roba. Ma questa l'avevamo fatta. Io mi ammazzo. Ella. Ah, pensavo di poter riuscire a mandare indietro. Vabbè. Ah, che mal di collo. Vai, che bardo. Che bello, che bello, che bello. Sono molto, molto fresco perché oggi ho fatto soltanto due consegne. Quindi sono proprio. Cioè, come se sono stato 4 ore a non fare un cazzo. E che dire? E che dire? Sicuramente domani sera mi uccideranno visto che ci sono le partite ed è sabato. Ma ok. Dai, avete rotto il culo. C'ho i pipistrelli adesso, pezzo di me. Gna. Che è successo? No, cazzo, i gemelli no. Bella. Gna. Vabbè, almeno a sto giro ci becchiamo il segreto che mi ero mancato l'altra volta. Morto? No. Vaffanculo. Madonna, quanto si vede, quanto so, quanto sono arrugginito. Dio po'. Col fatto che ci gioco una volta a settimana, si fa sentire la cosa. Adesso stiamo spostando un piano di esistenza, ma non facciamoci domande. Guardate, giusto per non starvi a distruggere gli occhi, ce l'ho un lecca lecca, non li ho mai usati. Ah, oddio, questo è il crafting. No, 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 aspetta, come si faceva? Come si faceva? Non me lo ricordo. Ah, così? Ok, poi mi schiavi. Perché sono streghe, no? Quindi sanno craftare la roba per quella cacata. Ci piantiamo in bocca un lecca lecca. Che tanto piace una baionetta. No. Avevo detto uno, ma va bene. Gna! Vado. No, dai, bastardi. E fatemi fare i miei giochini. Questo è perché c'ho ste armi di merda. Toglila, po'.
Mo che c'ho il Perry nuovo, posso farle di nuovo le mie schivate all'ultimo secondo. Che poi non sono schivate in realtà. Cioè, in realtà ti colpisce, però tu ti togli, ma è una roba particolare. Ok, tocca di nuovo a te. Va bene, l'ultima volta ti ho fatto perfetta. Mo si è messa di nuovo. Ora. Nice. Questi cosi stanno qua perché questo è un posto un po' particolare. Qua è dove erano nate le streghe di Umbra. Questo è un posto molto peculiare, per questo ci sono questi angeli. E là. Gna! Non me lo fai fa, vabbè. Hey! No, vai, vabbè. Vabbè. Su, però mi devi... eccolo. Cucciolo di mamma, vieni qua. Questa mi manca. Che palle sto boss, se devo affrontarlo così. Agna! Non ci sto. Senti, becca, razzetti. Dai, vaffanculo, dai, che era una cosa perfect. Appammo, cassore. Hai rotto il cazzo, zio. Te lo dico. Sì, sono esplosioni atomiche sui dei. Posto delle pistoline, queste fanno male, giustamente. E vabbè. Vabbè, i tentacoli giapponesi si sa, no? Vai subito! Ok, siamo arrivati. Non entrare! Aspetta, prima. Mi pare che qua c'era un segreto, o no? Non c'era un segretuzzo qui. Ma posso per caso camminare qua? No, peccato. Ok, questi sono stronzi, io li faccio così, mi dispiace. No, ma io... Qua ci moriamo, io ve lo dico. Io comunque devo capire una cosa.
sto vedendo tantissime volte che non mi si avvia il sabbat. E non ho capito perché, sinceramente. Ora sì. Perché prima no? Fatto cadere di sotto, pezzo di merda. Dai, baglio. Quella. Quella cazzo di forma di ghepardo. Leopardo, ghepardo, quel che cazzo è. Acci, ostra. Se la gameplay di qualità mi stanno dicendo comunque, eh? Mamma mia. Tanto siamo 5. Meno male, sono contento. Eh sì, perché già l'ho preso questo. Ecco, era quel segreto. Rieccoci. Veramente mega la porco dio di depressione quando fa così. Ve lo giuro. Stasera sì, tutto di qualità, sì. Porco dio, guarda. Se quella puttana di merda di Eolo mi ridice un'altra volta, ma sono solo 10 secondi di disconnessione. Guarda, vado, la vado a cercare e la prendo a pizze, guarda. Cioè io lo dico, perché non è fattibile una roba del genere. Ma io lo dico, come cazzo ci arrivo, quindi? E dovevo posso, ce l'ho un checkpoint, tipo... No, eh. Perché quello lo voglio. O forse... Eh sì, lo raggiungevi da lì. Buonasera Fatal, come stai bello? Benvenuto in live. No, lo voglio. No, lo voglio, lo voglio. È già la seconda volta, cioè, c'è il mio computer che c'ha qualche cazzo che non va. Perché se no non si spiega. Se no non si spiega, veramente. Ci dobbiamo rifare, cioè li speedrunniamo su. Che lo voglio quel segreto, lo voglio. Perché mi sa che è per l'arma, tra l'altro. Cacci vostra. Nell'angolo tutte e due insieme. Ok. Dai, apri. Apri, apri. Ok. Sì, sì, sti cazzi, via. Bisogna sbrigare, ci abbiamo una live da fare. Dai. Te come stai, Fada? Che mi racconti di bello?
Stasera è una serata molto scialla per tutti. Comunque, siamo tutti basic. Tranne la mia connessione, a quanto che poi. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere sto discorso. Lasciamo perdere. Via. Uno, due, tre, quattro, avanguo, via. Ecco, voi muore in casino. Ecco, adesso ti leggo, Harlock. Ma se hai qualcosa da narrare, ce lo narri. Il mio treno di stamattina è solo 5 minuti più che altro. Guarda che tu sei su in, al nord, quindi forse sono mio. Mi dispiace, Fatal. E là. Mi dispiace. Io infatti, dopo che ho fatto sta cosa, ho detto ok, allora basta. Aspetto direttamente il coso. Aspetto direttamente febbraio senza vedere assolutamente niente. Di solito fa 10 o 20. Ah, ok. Allora oggi si è sbrigato stranamente. E pensare che in Giappone per un minuto di ritardo si scusano, licenziano la gente. Platino addirittura. Prima di lanciarci. È tipo l'Enalotto più o meno sta roba. Che cazzo mi stanno arrivando? Stanno arrivando messaggi, togliamo che sennò si sentono. Cos'era quel rumore? Sì. Questo è perché non se li fidelizzano, Fatal. Ma sono tutte storie già raccontate. Vai, vai, vai. Via. Minchia, sei ancora vivo, bro? Ok. Madonna che... Ti è bruito l'occhio. Ci comporta, sì. Quando vedo l'amministratore delegato della FromSoft. Sì, ormai qua siamo tutti... Tutti conoscenti con la Bandai. Ok, tu. Che è sta animazione di merda adesso? Su, dai, facciamo l'animazione di merda, dai. Pensavi di avermi preso, e invece... Che cazzo era? Uno. Dai, due. Dobbiamo recuperare il gameplay di merda. Merda.
lo sto leggendo. Io sto idea per grido. Oh, ma che mi facessi sta? Non so perché mi sono immaginato così. Dai, rispetto a prima. Pisello gigante. Ok. Però prima di lanciarci ce n'è una che è quella tipo, no? Però non ci posso saltare da qui lì. Quindi come faccio? Tipo, agna, 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 agna. Ah, forse è sempre da qui. Tappetti! Fabbani! Mio. Ok. Ma vaffanculo! Dai, dai. Vogliamo fare cancro? Dai, cancro. Uè! Bravi. Ok. Ora. Magari devo saltare il... Madonna, Bangladina. Non capisco. Ok. Tipo... No, non mi fa saltare! Bastardo! È un casino. Il mio cervello sta esplodendo. Fai tipo... Oh, no! Scusa? Era comparsa una X? Sì, sì, quella è per dirti vai lì. Cioè, per indicarti dove devi andare. Però non mi fa andare... Scusa? È una cacata. Quindi come cazzo lo raggiungo quel robo lì? Se non posso raggiungerlo così. Vado a cazzo, dov'è? Dio. Madonna. Sì, baionè, però devi saltà. Ma che cazzo c'hai? E ho capito. E lì come ci vado? Bani. Lì. Come? No, come vado lì? Posso saltare su di voi? Oh no. Toglietevi. Ma chi sa più di lì? Mi via. No! Sono morto, eh. Che cazzo mi ha colpito? Si attraversa i muri, mo sta roba. Ok. No! No! E che cazzo! Ma non è questo il segreto, Fatal. È quello. È quella la cincia allegra, chiamiamola così. È quello di là. Lì come cazzo ci arrivo? Scusate. Aspetta, vado a vederlo. No, perché secondo me c'è qualche roba che mi misso. Buonanotte, Arlock. Grazie mille per essere stato con noi, bello. Arriva il King del Darkest Dungeon PvP. Mamma mia, che mega nome. Buonanotte, Arlock. Come cazzo è? Cap X, Cap 10 Chest. Ciao Vittorio, come stai? Scusi, mi delucidi sulla questione. No, a parte questo, che non me ne frega niente. Ok. Tra l'altro,
No, beh, questo l'avevo preso. Ok, no, sti cazzi di sta roba. Tra l'altro questo è morto pure. Merda. Ok. 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 Oh, they reached the fucking... Cioè, se è quello, eh. E questo va su ste barchette di merda. Ok. E poi quell'altra... Scusa, che è successo? È vero. Io mi sono dimenticato di una cosa. Che non ho preso la fottuta forma da corvo. Non posso volare. Ma volano le madonne. Davvero? Che bello, com'è andata? Che io non gioco al PvP Darkest Dungeon da tantissimo. No! Corri. No! Io ho tutto il fine con i marchi da ba... Io il balestrino lo uso veramente pochissimo. No! Dove siete? Maledetti! Hihi de puta! No! Questi io li odio! Senti, vaffanculo! Vai, vai, vada via al Q. Via. Via. Beh, ma la furia, No! Vaffan. Dai. Dai. Non mi attiva il sabbat. Perché non mi attiva il sabbat? Guarda! Oh! Il sabbat, Dio caro. Perché non mi, non mi attiva il rallenti? L'altro schivata bellissima. Ah, ci stanno i tizi che possono fare lo stress in PvP. Perché non mi attiva il sabbat temporale, Dio? Banana. Ah, perché sto in... Perché mi sto arrampicando? Perché sono con la luna sotto? Per quello? Madonna, madonna. Tu. Sì, ma... Oh, capito, bro. Mannaggia. E vattene a fanculo. Che cazzo? Ma sti cosi sono un tumore maligno senza il sabbat temporale. Vattene a cagare. Ma fanculo. Io questi li odio. Questi sono proprio il mostro che odio di Bayonetta più in assoluto. Che è successo? Oh, carino. Unico bambino dei videogiochi che mi sta simpatico, Sareza. Da guarda quanto passa. Te lo stiamo chiedendo.
just went to look for something, that's all. I can't believe that witch. Placing a poor helpless child under her spell. È uguale a lei. Tanto questa ce la troviamo in Bayonetta 3. Ah. Morta. Qua ci dovrebbe il meme di il meme di GTA Wasted. Perché è palesemente lei in Bayonetta 3, ecco, ecco da dai via da sta cazzo di roba. Io will. Ma no, ma povera. What is this? It's yummy. I don't know. It's candy. Strawberry, I think. Hey Kitty, I've got some yummies. Would you like some? Is that cat your friend? Eh no, guarda. Yes, he is. His name is Cheshire. Lo chiama. Cute, isn't he? Avete capito il collegamento? Avete capito perché Bayonetta chiama lui, che si chiama lui, che lo chiama Cheshire? Perché appunto Bayonetta da piccola c'aveva un amichetto. Non è a caso, zio, fai 2+2. Io po'. Carino. Devo ancora capire che cazzo gli è andato da mangiare a Bayonetta per farla diventare quello che è. Now, all I have to figure out is what to do about you. Beh, non è che è un pacchetto di Amazon comunque. So, Cerecita. Cerecita. That woman's really your mom? My mommy is strong and she protects me from scary monsters. C'è anche una spiegazione a questa cosa, ovviamente. Cioè, tra l'altro, se Bayonetta sembra che è fanservice, però c'ha una bella trama. Semplice, sì, ma è bella. Ok. Vado. No, ci sono delle trappole. Ci stanno dei segreti? Oh. Posso scenderci di qua? Ovviamente no. Allora, ma se io andassi tipo ok, che cazzo è quella roba a tentacoli strani? Quasi, no, quella era il pipistrello, è un perfect fatal, eh. Perché è un parry che tu puoi fare dopo che vieni colpito, se lo fai sempre con un tempismo perfetto. Ti evita i danni. Io per questo durante tutto il gioco vi facevo cazzo se avessi quel parry. Perché io sono abituato a farlo col pipistrello, non con il parry normale. È quello. Uè, non, e fammi scendere. Sì. Andiamo da Humpty Dumpty. Stasera sono British e sono anche affamato. Ho speso tutti i soldi? Sì. Lo rifarei? Ovvio. Sono contento. E giustamente voi vi chiedete perché cazzo hai speso i soldi per un'arma che già c'hai? Per farla tutte e due. Che cosa cambia? No, niente, è che c'ho tipo... Vabbè, esplosioni, Michael Bay, dai. Nah. Ah, forse questi sono dorati. Quindi no. Non ora, 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 ora. Ma come cazzo mi hai preso? Ma vaffanculo. Oh.
No, vaffanculo, stavo attaccando, non ci avevo fatto caso. Non ci sono abituato a giocare con le armi così. No! Si sta alzando l'acqua. Gna. Buona! Non me lo ricordavo che facevi così. Tranquilla. Dai. Bro, spawna. Te prego. Ehi. Vieni qua. Dov'è? Io ho i razzetti. Ora, 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 ora. Beh, quanto mi piacciono questi cosi. Sono fortissimi. Certo, l'abito fa un po' cacare, lo ammetto. Non vedo l'ora di sbloccare quelli più avanti. Questi sono un po'... Beh... Potevano farli meglio. Che ne so, facciamo un mischio tra questa roba. C'è qualche segreto qua sotto che posso prendere? Ok. Sì, quello lo so. Non... Prima che tu ti attivi. Nya! Vabbè. Che belli i pat... Ah, oddio, era Teresa. Poi io ho detto, che bestia di Satana ci sta che non mi ricordo. Ero spaventatissimo. Dai, abbiamo... Mi sono perso un paio di file. Ah, è vero, perché non ho rifatto il... la challenge. Perché ho dato per scontato che l'avevamo fatta l'altra volta. Invece a sto giro ce l'ha fatta rifare tutta da capo. La puttana di merda. Angel Attack mi sta sul cazzo. Maionetta is a mystery. Panaccia camanani. Ok. Mamma mia. No, sì, a parte che ogni volta che deve parlare tu m'arrovescio sui denti. Povera Teresa, si scherza ovviamente. Anche perché poi è diventata Baionetta, quindi se gli dici qualcosa da grande ti si fa un culo così. Siamo tanto, lo siamo per finire Baionetta, eh? Manca qualche altro capitolino di merda e ci siamo. Ci sono io, minchia. Morti. Vabbè, ci è piaciuta Teresa. Lei la vede Baionetta, chissà perché. Uno che ti sveglia così prima di capire che... Sì, mamma mia, ti parte un gancio dritto in bocca. Immediatamente. Ovviamente lei balla.
No, forse lui sta collegando finalmente. Ah, non è stata Bayonetta a spararmi, a farmi esplodere papà. Certo, pure Bayonetta poteva dirglielo, eh. Oh, adesso Luca finalmente si rende utile. Ma tu non avevi... Cameraman, come al solito, sa fare il suo lavoro per bene. Ah, proprio così? Ah, è vero che... Aspetta! Let me dance among the stars. Mi sono fatto colpire come un babbo. Ah, già finito? Ah, me l'aspettavo più lunga. Sono serio. Tanto questa è la prima volta che Lucas la vede per bene, eh. Zio, mi dispiace dirtelo. Ma vola! Che cazzo vuoi fare? Ma io non ho capito. Che tra l'altro io vorrei dire, non voglio far rovinare la festa, ma sarebbe pedofilia. Ma va bene, ma va bene. Bayonetta c'ha 500 e passa anni, eh. Questo boss non me lo ricordo. Giapponesi. Cerecita, this is way too dangerous. Guardala però guarda come piotta. Tra l'altro guarda, ci ho fatto caso adesso dopo così tanti anni. C'è un piccolo dettaglio sulla bambola che è bellissimo. Bene. Io voglio sapere quanto tempo ci mettono a renderizzarle le cutscene di Bayonetta. Caesar! No, vabbè, scusa. Ci stava bene. Questo è per gli amanti di JoJo. Well, Kitty. What do you think we should do? Tanto è molto... He's hurt you, has he? Ma è da qua che viene il coso di TikTok. Che cosa dovremmo fare, Mr. Basco e Porco? Come cazzo è? Ucciderli? È quello! No, guarda che bella quando vai in modalità combattimento. No! Arca! No, Baio! Ma che cazzo fai? Cos'è sto giapponesi? Sono morto proprio come un coglione. Ma togli sta spada di merda. Togli sta lama.
mamma del cazzo. Questo... Ah, ecco perché l'ho rimosso, perché era un tumore. Vaffanculo sto, che peraltro palesemente fatto per assomigliare a un pisello, ma non ve lo devo di certo dire io, no? Ah, non posso ancora salirci? Ikuto! Vado! Aspetta, vano! Vano! Banna, banna. Mamma. Vabbè. Mamma mia. No! No, no. Ma, madonna la testa. Spegnere un coso della... Bunny! Benny! Stavo a togliere... No, non di qua! Betty! Ma no! No, zio! No! Affanculo! Sbaglio sempre! Dai! Ghiaccio! No! Beh, un'altra volta sono caduto. Io c'ho un problema con sta... Tanto questa è sempre instant kill, eh. Se questa la manca, devi sciotta. Cazzo, m'ha colpito. Quella. Giustamente. Ora, dai! Piace. Mi ero distratto. Stavo guardando. Ok, dai. Proviamo ad andare dritti. Non credo funzioni. Di qua. Destra. Gna. Eh sì. Un altro po'. Poi. Questa per perfect questa qua invece. Volevi?
Ah, madonna, però giocare a Bayonetta ti fa veramente male il polso a forza di spammare tutto. Che fai? Questo non me lo ricordo, chi era? Ah, la... Kaneki. Posso bere, mi merito dell'acqua. Still not enough, you say. You can go another round, can't you? Tra tutte queste battutine sono proprio, vabbè. The Lumen Sage. Dominate chi ce l'ha uno dei due occhi. Tra l'altro, la creatrice... Vabbè, sto zitto. Jubileus... è del tipo svitami il cazzo, più o meno. Now, where are my new best friends? I suppose one of them is an adult, so they should be okay. Questo sempre per citare il grandissimo Gian Andrea. Legami al letto e svitami il cazzo. Bellissimo. Perché so... Guarda, ho fatto platino! Ho fatto platino su tutto tranne che quella aperta lì giù! Che palle! Che mal di collo! Bayonetta, c'è Mr. D. Ok. Round over. Zio, mi ha messo a piovere il culo, ma apri pure il catalogo. Capitolo 12. Il cielo rotto come il culo di qualcuno. Ah, oddio, me lo ricordo. Huh? Oh. Pardona me, Cerecita. Cereza, how did you get such magical glasses? The glasses aren't magic, silly. I can see the monsters without them. Monsters? Not quite. So, has Bayonetta? I mean, your donna. Mom che been fighting these big bad monsters for a long time? Mummy is a witch, and witches protect people and are very strong. When I grow up, guarda che occhioni bellissimi. Wait, you think witches do what? Bro, non è che se si chiama strega è per forza una cosa cattiva, eh. Cioè, in D&D. Beh, questo ormai c'ha talmente tanta concussione in quella testa che. Never cease to amuse me, Cheshire. Now, ma'am. Gli faceva il duro, il botta che tira. This is yours, little one. You didn't cry while I was gone, did you? Ci ho messo un cerottino, è bellina. Bayonetta, no matter how I ask. No matter how many times, you always say the same thing. Come now, Kitty. You know it was a all misunderstanding. Just... You're so stubborn, you know that? Tanto l'ha chiamato micetto non a caso. My father. He was a journalist too. In fact, he was twice the man I could ever hope to be. He was obsessed with one case his entire career. A case so bizarre it took over his life.
Ehi hey, Kerux, buonasera, bello, come stai? Benvenuto in live. Come la va? And their light world counterparts, the Lumen Sages, controlling everything with a power known as the Eyes of the World. Then, the Light and Dark clans suddenly disappeared from their medieval home in Europe. Tutto bene, stasera è una serata molto chill, molto tranquilla. Welcome to Vigrid, 500 years later. 500 years? Sì, vecchiotta, Baione. Già. C'hai la tua età. Working at the behest of the powers that be, sought to lead their fractured world towards peace. They both possessed an eye, said to have the power to create history. That they use to oversee the world. No, io no. Io purtroppo che non sono appassionato di calcio. Anche se tra oggi, domani, forse pure domenica, mi pare, o solo domani, ci stanno un sacco di partitine. Quindi mi sa che lavoricchierò. The woman was thrown in jail. And the man exiled from his clan. Praticamente in saggio del Lumen e una strega hanno fatto una figlia, indovinate chi è. Raised as a black sheep. Even amongst the darkness, since the balance between light and dark had been lost, both clans spiraled into decay. Ah, non so chi sia questo Giorginio, però mi dispiace per lui. Could be united to control reality itself. And this legend fueled ambition and desire, leading to a myriad of battles between the clans. In fact, it led to their mutual destruction. My father was mocked for buying such a fairy tale. However, I believed his story, and I believe it more than ever now that I've found you. Bayonetta sta flashando malissimo. Despite the passing of 500 years, what on earth was my father searching for? And why did he have to die for it? I have to discover the truth with my own eyes. Ah, oddio, ma aspetta, ma Giorginio, perché me lo ricordo? L'ho già sentito, Giorginio. The head of the Ithaval group, the multinational that dominates Vigrid, recently tried to forse gemstone on the black market. Durante la che erano le finali, quelli dei campionati europei, come cazzo si chiamano? Era lui, è quello. Se ne sei fai a cazzo, c'ho il pupazzetto, mi ho detto beh, namo ma a conquistare l'Europa. Tanto che fa la pasta di baionetta. Sai, quello lì, ok. Guarda, fu bellissima, che copia. Are you looking for something? Bene. I am. How did you lose it? Little one. Do you have anything you really like? Something really important to you. Se ne pesi tante di madonne quel tizio, eh. Yes, this. I love it. Baione, mo te dovrebbe un attimo. Sai. Tu sei intelligente, zia. Te dovrebbe. Esatto. Where did you get this? You gave it to me, mommy, for my birthday. Però Bayonetta sta flashando, dice, zia, come... Aspetta, momento, cioè, questo robetto e quello che c'ha Bayonetta sono lo stesso. Quindi palesemente Serezza sta confondendo Bayonetta per un... Cioè, Bayonetta mini sta confondendo Bayonetta big per la mamma. Vabbè, si deve prendere un po' di... Corina, si deve prendere un po' di tranquillità. Vabbè, ce l'hai a un metro, calma. Un birillo.
È caduto giù come un birillino. Dai, attento, Cheshire. E invece baionetta, voilà. Easy. Un attimo. Shit. È rimasto a piedi, povero. Oddio no, appena mi sono appena ricordato. No. L'altro sto aeroplano enorme. Troppo veloce per te. Sono dei tacchi. Comunque non ci sta attaccando un mostro a cazzo, eh. È una... è una Madame Butterfly pure questa. Però è bianca, non nera. Fanculo. Buono. Fatal. Non è vero. Chi, cioè, chi ti ha insegnato sta cosa chiamata fisica? Che serve? Perdonami. Indovinate dove ci ritroviamo? Già. Vai. Oi. Bani. Vado. Queste cose. Esatto, cioè. Che siamo ancora nel 1800, ti diamo fuoco. Si è lanciato dalla finestra. E là. Oh, vieni qua. Perciò di merda. Volevi? È come quando lo dico io, tipo, io faccio ogni tanto sparo delle bestemmie in ambito di italiano. Che un mio amico dice, guarda, la nostra professoressa delle superiori è appena morta. Dice, tu fuori dalla finestra hai un camposanto di sue tombe. Per tutte le bestialità che dici. Io bello, prendevo pure bei voti ai temi. Vado, corro, non posso correre. Corro, non corro. No, 1, 2, 3, così. Anzi, faccio pi. Sì, devo sempre un po' percularli, sì. Platino, ci piace. Che hanno annunciato Marvel Zombie. What? No. Cos'è? Mi attira anche a me adesso che me l'hai detto. Mi attira come? C'è un modo tipo per, non lo so, salire. Sì, sono salito, ma dove mi ha portato questo? Non lo so, vado di qua. Che devo fare? No! Dove devo andare? Tipo qui? Vado. Back to your old self, are we? Se qualcosa sarebbe figo veramente, sì. Vedi quegli episodi che avevano fatto. Ah, ok, pensavo fosse un gioco, è una serie. Figata. Something troubling you. Ciao Jean. Your constant fretting over my state of affairs. Ah, ve lo dico subito. Jean non è la mamma di Bayonetta, eh. No need to take out your stress on me, Bayonetta. It's clear. You're worried for the girl. Gli ha toccato il tastino. Sì. Hmm.
Lei che bello che può devagliare i proiettili. Figata sta cosa. Lo so, la Marvel sta cacciando un sacco di robe fuori, fighe. No, ma ancora no. Tell me where she is now. Io aspetto che esce un po' tutto per cominciare a vedere. Precious little one. Do you like it when she calls you mummy? You're absolutely delusional. If I leave her, he'll never shut up about it. And his whining is twice as irritating as anything the child could muster. You've quite the tongue when it comes to curling round the truth. And what about you? È diverso, sono curioso di Terence, mi ha attirato. Correct me if I'm wrong, but I think mamma mia, l'unica cosa. Io so che sono in torto in questo, ma a me le scarpe così mi fanno di uno sbocco. Jean bellissima. L'unica che c'ha quei due artigli. Che... mamma mia. Piano piano te li vive tutti. Questa è una porta aerea angelica. Ma sto vedendo che sta facendo un sacco di cose la Marvel, che ci sta a prendere. Ci sta a prendere. Sembrano interessanti, soprattutto sulla carta. Dato un... vabbè. Sta cosa è bellissima. Ha preso le gocce d'acqua, le ha raggruppate e ci ha fatto... e l'ha raffreddata e ci ha fatto una lancia di ghiaccio. Spider-Man pure, ma è tantissima roba mi attira, tanta. Ah, pensavo se esce dalla live, ho sentito rumore. Ci sarà un'ondata bianca che va. Round 3, dai su, mo ci vuole un po' di concentrazione. Allora. Affanculo, c'hai 18 barre, mortacci tua, io ce n'ho una. Fanculo. Quello mi faceva malissimo. Madonna. No. Gna. No, non l'ho presa. Starda. Vaffanculo. Corro. C'ha tante barre, Gian.
Mamma mia, che combo! Che fai? Ma non vale. Ma scusa, ma la moto! Perdonami! Vieni, piace! Ella! No, affanculo te a modo, stronza. Sì, ma queste sono streghe di Umbra, Kairux. Cioè, abbiamo visto di peggio. La moto è il meno. Affanculo. Guardala che... No. Affanculo. Stronza, 18 barre. Dobbiamo rifarcela da capo, mi sa. Oh, Dio mio. Devi essere sicuro di dover decidere di attaccare salendo su una mano. Quando la fisica è dalla tua, puoi tutto. Oh, la mia testa. La mia testa, voi non avete idea. Ero concentratissimo. Allora. Bastarda. No. Mi fanno male le mani. Volevi. No! Bastarda sul motore. Tra l'altro la musica è bellissima. Ah,
Oh, io non c'ho più una certa età, non ce l'ho il polso da una volta. Oh. Affanculo, m'hai preso comunque. Bastarda! Lasciamo perdere. Devo allontanarmi. Entriamo in combo. Via! No! Puttana! Volevi? No! Mi tocca, muoio! Ah! Che dolore! Che dolore! La vita è dura! Ah! A me, io le cose, le come si chiamano? I fidanzamenti mi hanno indebolito il polso. È l'unica. Apri sta cazzo di porta. La combatto a pugni, ah. Niente armi, solo pugni. A cazzotti sui denti e basta. Perché ve l'ho detto, le fight sembrano facili, ma in realtà sono hai rotto il cazzo già, io te lo dico, quella. Volevi? Va bene. No! Guarda con questi tacchetti di merda. Ma come cazzo, ma li spamma UFO? Ella! Sì, ma vedevo di riga, no, lo vedevo distrarre. Che già è dura qua. Sto già con me da vita. Ok, dai, dai. Ma vaffanculo, a te la moto di merda. Non la sta prendendo? Che cazzo è finita? Che è successo? Come ci sei arrivata laggiù? Zia! Che cazzo? Ah, mai preso con quei proiettili di merda. Volevi. Ah.
Perché non le voglio usare le cure. Mi rifiuto in un baionetta di usare le cure. Una presa, mi sciotta ma con un colpo. Mi sta facendo il culo. Mi sta facendo il culetto questa. No, no, non cadere. Però mi piace come fight, è molto bella perché è molto veloce. Già attacchi così! Calmissima! Che voleva? Ah, cazzo, pensavo di quella. Non la prendo. Non la prendo. E invece. Ok. Scusa. Ma. Guarda quel tacco di merda! A me niente modo? Devi evocare qualcosa? Immaginavo. Brava. Che cazzo è successo? Il mio... E non ce l'ho fatta, vaffanculo! Che cazzo era quella roba? Doppio pure! Tacci tua! Bro! Che cazzo succede? Bro! Affanculo! Ancora! Gesù!
mamma. Affanculo. Beh, fa tipo not yet. She isn't ready. Fa tipo Thanos. Diventa polvere. Ma beh, sì, ma perché la moto era una cacata, cioè era per farti vedere che guarda siamo bravi a fare il gameplay. Ehi, hey! Non avevo visto che c'era l'acqua pure qua. La mano si sta e mi fa tipo Famy Adams. Hello. Che carina però che sta cercando la bambina. Fa tutta... dice non me ne frega niente invece. Hai chiamato? Ma tutta po'. Eh beh, ovvio che sarebbe... se una mamma inteso... una sugar mommy è anche una mamma buona. Momo si è composta, ma stava tutta impanicata. Che tra l'altro Jean non è cattiva, Fa così per un motivo. Che? Non capisco. Aspetta! Ma come? No, aspetti. No, no, no. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, se ti appoggio un attimo qua, Come cazzo si faceva? Oh, me lo caserezza. Ah, è vero, forse qua non ce l'abbiamo il sabbat perché non siamo in forma. Che cazzo sta succedendo? Ah, ma perché sta salendo l'acqua? Guani. No? Sì, sta salendo l'acqua! Oh, sbrigate! Che cazzo fai? Vadi! Aspetta, Aspetta, andiamo, tranquilla, Tranquilla. Mortacci vostra. Ho capito, vabbè. L'antico vaso andava a portare il sale. Ma stai calmissimo! Mortacci tua! Dovrebbe essere morto lì in acqua, no? Bro, è elettrificata. La colpita è solo lui, sa come. Ani. E io devo rompere le ossa. E io devo rompere le ossa perché mi toccate la bambina. Come... vabbè. Diciamo che è talmente un puttanaio sta situazione in cui io non lo so. Amaro monte... monte scuro. Sapore vero. Se può dire. Via. Corri. Onesto. Mi socio. Monte abbronzato. Dove devo andare? Ah no, non qua. Non capisco. Ah, è vero, perché sono... ma non l'avevo visto. Aspetta, Vani. Vani, Un attimo. T'appoggio quasi, resa. Ma
Vaffanculo. Mortacci vostra. Smetti di toccare Xerez. Su. Posso andare? Grazie. Vado. Che è successo? Si è calmata veloce. Ah, è vero, perché tutti quelli che non ho finito di... Oh, what a day. Mm-hmm. No. Lo intendo. I don't speak English. Mi spiace. Ma perché ho evitato un sacco di scontri. Sparo a cazzo, sì. Ho evitato un sacco di scontri. Tutti quelli che non ho, tipo prima di Gian, quelle testoline di merda lì, erano uno scontro da fare per il gioco. Che ci sta, però. Dai, facciamo un altro capitolo, dai. Dai, che stasera è venerdì, Bayonetta si fa una morta a settimana. Mi piace giocare poi a Bayonetta. Siamo in mezzo all'oceano, comunque. Giusto per dire. Eccoci qua. Vabbè, che vabbè, botta fitta di chiappa. Nella camera ci sta sempre. Ma perché ha quattro di spade? Adesso è un momento. Vabbè, non è un pupazzo. It's okay, little one. I'll be right back. Dato sto rampino è quello di Assassin's Creed Syndicate, praticamente. Prende il Big Bang, arrivi. Oddio, è vero. Questa è una porta aerea angelica. Angelica. Sì, la vesi proprio. No, pia de sta me. Sapienza. Si è rotta il cazzo pure Bayonetta, sentivi parlare. Brava, mamma mia, cameraman 10 su 10. Non sei cari a spinta culo? Non, urban bandra, andam posu ulam rapir. L'oceano non sento un cazzo! Ulam e fin, ulam lonci e coranzan tela. Ulam lonci e coranzan, urit casongo, quaz. The witch hunts. Rest, I feel. Tanto guarda che bello, lui sembra un Metal Gear praticamente. Oddio, me lo ricordavo bene. Ok, non mi ricordo come si faceva questa fight. Così sparavo? Cazzotto? Ah, è normale, soltanto che facciamo... Non chiedete, si serfa, sì. Tranquilli che tra un po' andiamo ad armi pari. Vado un attimo. Volevi? C'ho la schivata comunque, zio.
Che è comunque rimasto Bayonetta, è soltanto che si muove diversa. Ah, oddio, è vero. Ehi. Perdonami. Tanto Bayonetta quanto sgargiullante che va così scialla roba. E la madonna. Madonna. Che bellissima quando va così. Vediamo se riesco a colpire pure quello. No. Dai, dai, dai. Dai che ce la faccio. Lei puoi metterla pure su uno stuzzicadenti. Lei evoca. Oh. Questo è un Rhyme. Però mi servi. Andiamo nudi tra... Dritto verso la boccuccia di Satana. Andiamo, dai, dai. Madonna che brutto l'oceano. Si vede che è vecchio il gioco. La musica, io continuo a dire, è molto bella. Ah, oh, cazzo. No, mi ha preso invece. Volevi? Via, via. Mi sono distratto un attimo guardando di là. Ah, quello è un attacco? Pensavo fosse... è Nintendo, quindi spigne pure su ste cose. Che devi fare? Dai, un'altra volta? No. No. Tanto le metto un pelino più alto proprio per farle sentire, perché sono molto belle, soprattutto quella remixata di Frank Sinatra. Cioè, rifatta. Volevi? È stato un po' ripetitivo per adesso. Madonna, qua il corpo nudo del Bayonetta comunque è un po'... su due è molto più... diciamo che si è ricordato da mangiare. No, sinistra. Destra. Vai giù, che palle. No, di qua. Ok, l'ha preso. Mi ricordavo che quando andavamo in ragno come tipo Megazord, però mi sa che ho ciccato. Ah, oddio, è vero, questa roba. Anche questa musica mi piace tantissimo. Vabbè, com'era? Ma che cazzo sei? Arrivo. Poi
te. Volevi? No! Ok, si è sposta, affanculo. Posso schivarlo così? Sì, ah, sì, ciao. No, non l'ho visto. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, No, m'ha preso. No. Se capisce, cazzo. No. Affanculo. Sì, sì, ma prima c'è stato... Ti sei perso un boss che era tutto tentacoli. Tutto. Posso saltare sta roba? No. Ok. Vabbè, che sì, i giapponesi se non mettono un tentacolo ogni tanto si sentono male. Tanto siamo in fondo all'oceano. Bella. Così vado più veloce. Dammi un attimo per impararmi, zio. Vedi che culo. Che culo a secchiello ti faccio. Minchia, sto schivando di merda, però. Questo no. Beh, gli esperti sanno che è importante. Sì, sì. Perché così c'hanno la scusa. Cazzo che... Vado dietro! No, m'ha preso. Questo no, però. Ah, oh, è morto. Bella bocca il tio, sì. Bellissimo. Tra l'altro potete veramente riconoscere chi evoca da quello che dice. Tra l'altro è enorme. Cioè, non so se state vedendo. Quel coso sembrava grosso. Quello che evoca Bayonetta è più grosso. Perché sei tu l'occhio sinistro dell'oscurità. Te lo stanno di tutti da 7 anni. Non si può mettere quello con voi. Risata peggio fatta. Anche perché Bayonetta se si chiama occhio. 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 Sempre molto sobria. Ah, tra l'altro, questo loro stavano ancora salendo, eh. Cioè, Bayonetta ha battuto il boss mentre loro salivano. I told you I'd be right back. Oh, bellina. Shouldn't you be, you know, flying this thing? I'm a bit occupied at the moment. Che cazzo, ogni volta c'è qualche rottura di coglioni. Well, so much for the subtle approach. We might as well have speakers on this thing blaring Ride of the fucking Valkyries. Come now. Ho capito, ho scelto io di farmi imbattere dalla porta aerea angelica. You know, nothing says you've made it in life like a private helicopter. Guarda, Seresa. Then welcome aboard Air Luca. Buonasera, Evil, come stai, bello? Ma tranquillo, anzi sono contento che ti sei divertito, bello. Tranquillissimo. Come stai? Va la live tutto bene? Ci siamo con la live? A quanto pare sì. Ma io voglio farne un altro, voglio fare un altro, giocare un altro po'. Voglio giocare un altro po'.
Perché sì, era un boss questo, ma non me ne frega un cazzo del boss. Porca puttana. A te, Axel. Sparato totalmente a caso perché stavo guardando cosa. Comunque ho capito una cosa, Fatal. Almeno un paio di crash deve farli. Tipo, stasera l'ha fatta inizio serata. Mo' non parlo perché tanto lo farà, eh. Però... ma come se si deve assestare sulla connessione? O magari c'è qualche porta? Potrebbe essere... ma non ho mai salvato finora? C'ho un infarto. Si deve... ma secondo me è perché deve... c'è qualche porta che non gli va bene. Stiamo giocando queste parti semplicemente perché sono tutte tipo la tavola da surf, mi pare, da quel che ricordo, You're really not going to like what comes next. I hope you know that. Lei, boom. Air Cheshire has awful in-flight entertainment and horrendous food. Think about it. Those ma tu stai sempre a fare ma ma io ancora non ti è venuta voglia di far esplodere la scuola? Vedete tutti questi piccoli, lei che si tocca la coscia, sono fatti. Ma zio, ma secondo te l'isola Cheshire? Look. Oh. I'm looking. Ho visto uno zoom sulle tette. In bocca al lupo, bello. In bocca al lupo. Welcome to my fantasy zone. Get ready. Bellissimo. Oddio, era quello. Stiamo cavalcando un razzo? Sì! È un puttanaio? Ovvio! Al solito! Che boh, devo star di... oddio, è al contrario! No, è al contrario! Etti! Buono! Buono! Ma... non chiedete! Madonna, quella è la schivata purtroppo. Mani, no, domani no, purtroppo la vostra compagna è impegnata col lavoro. Però probabilmente la settimana prossima sì. Io sono il burn. Io sto andando a così. Io potrei fare anche... mamma. Non potevano farla molto più semplice, invece no. Siete tranquilli che se voglio organizzare la sessione lo faccio tipo lunedì all'inizio della settimana. Così che appunto vi potete organizzare, ci accordiamo tutti quanti. Che è successo? Ah, pisellone! L'altro spara delle braccia di Lady Butterfly. Spara le braccia di Lady Butterfly come missili. Tanto mi pare che sta parte dura un botto. Sì, no, ma non tanto per farla di lunedì, Inteso che lunedì, tipo, uè, sta settimana, quando... cioè, vogliamo organizzarsi per sabato, domenica e così, via! Gna!
Bello che i comandi sono pure al contrario. Vaffag. Ah, basta. Ok. Io sbratto l'anima, mo che finisco la live. Ah, che? Ah, pure! No! La pace dei senza aiuto! Che dolore! Ora? Ok, torniamo a sbrattare. Ovvio, cioè, si ammala. In Bayonetta 2 vedrete anche robe. Facciamo perda. Ogni volta che faccio la schivata, il mio cervello mi dice: sbratta. Oh, it's fine. Sbratta. Vai. Su. Sì, ma poi vedrete Gian. Quando devo leggere la chat faccio così. Non guardate queste. Quando comincio a fare così. Ah. Dove cazzo sto andando? Ah, io schivo. Ok. Easy. Non guardate. Ve lo dico io. Ok, adesso potete guardare. Lo urlo. Ma vaffanculo. Ma tra l'altro, ma dov'è Seresa? Dov'è attaccata? Di che cosa vogliamo parlare? Quella. Tanto questa cosa durerà ancora un po', secondo me. Forse siamo arrivati in città, però. Sì. Tra l'altro l'ho riscaricato, ho pure aggiornato tutto, quindi appena finiamo Bayonetta si fa Sekiro con le challenge, a quanto ho capito. Quindi stay tuned. Tanto Bayonetta è quasi finito, un altro paio di live. Oh, volevi? Sekiro, madonna, mi torna il tormentone di Sekiro. Io ho paura, non gioco a Sekiro. Non gioco a Sekiro da tantissimo. Io ho paura. A me mi aspetta il bagno. A me, mo che finisco sta live, mi aspetta il cazzo di bagno. Dio. Meno male che... perché dovremmo finirlo Sekiro, proprio anche di trama. Cioè, potremmo fare pure solo le challenge, eh? Il bagno, sì, mamma mia. Se tu non vai dal bagno, il bagno viene da te. Tanto sti robi sono inshottabili. Potremmo pure fare solo direttamente le cose, eh. Oppure una run di Sekiro senza trama, quindi vai dritto e spacchi tutto. E poi le challenge anche.
Allora sì, perché mi sa che non c'è il save. Bella. Tanto è Bayonetta che sta al tipo e gli aeroplani, c'ha il cosetto qua che parla. Porca madonna, non l'ho schivata. Bella. I miei timpani. Ok, uno è andato. Prossimo. L'ho mancato questo, vaffanculo. Io mi c'ho un vago ricordo di quando l'ho fatto la prima volta, che sono stato tutto il tempo a far così senza guardare. Me lo sento. E porca diappani! Vado a vedermi un attimo il culo di Okasan, ho capito. Aspetta, mi devo calmare. Delle immagini ferme. Porco Dio. I miei timpani. E mi timpa che pure. Dio pa. Cristo, ma. Tra l'altro mi è arrivato il coso di Yoga-san. Questo leggendolo perché è tanto bellino. Che cosa? So, grazie, quando mi dice così mi fate tanto felice. Che vuol dire che non è il. È una cosa molto bella. Il bagno lo chiama. Quello è Plus Sized Elf. È un manga prevalentemente, si può dire ecchi, sì. Però che è un sacco bellino, chill e divertente. E che ti insegna anche un sacco di robelline. Di robettine belle. Perché parla praticamente di tutte Monster Girl. Quindi ragazze elfe oscure, Oni, appunto Ogan, Oni. Qualsiasi, ci stanno tutte se ci avete qualche fetish. Però che sono cicciottellone, sono ingrassate, ognuna per qualche vago motivo. E devono tornare al loro peso forma per poter tornare nel loro mondo, no? Però il fatto che non è fatto quel classico coso tipo sei ciccione, quelle cacane. No, ti fanno vedere proprio gli esercizi, te li spiegano per bene. Ti fanno vedere come si fanno. Le diete, come farli o non farli, cioè è fatto per bello, è fatto proprio bene. E poi tutto nel divertimento e chill. Magari prima vedetevi le scan per vedere se vi piace. Tanto ho scoperto che è senza censura quello che mi è arrivato, perché quando li pubblicano le scan invece devono essere censurate. Comunque davvero grazie, è una cosa molto bella da dire. Non vi aspettate quale trama da quel robo, però carino. Ed è così che ho conosciuto la mia Oga. Tanto disegna tu De Cristo.
Il fatto è che il manga costa un pelino, perché col fatto che è autoprodotto costa 12 euro, 10-12 euro a volume. Purtroppo devo distrarmi con qualcosa. Meno male, meno male. Tra l'altro siamo tipo, tra l'altro siamo tutti amici, tipo piccola famigliola. E tanto a me le retine non mi servono, no? Te prego, muori. Sì, non servono effettivamente. È come dormire. Non è che ho mostrato qualcosa che è bannabile? No, ok, è solo ciccia. Non l'ho aperto. Ma in là ci bannano. Questa è la Madonna che vedi quando arrivi qua, perché stai sbarattato talmente tanto che sei morto. Tanto state guidando un razzo in una città, vi ricordo, eh? Non c'era di nuovo la fight con lei adesso, vero? Finisce il capitolo. Ma quella bambina, ma che era? Attaccata al tuo polpaccio? Come c'è? Welcome to Isla del Sol. Island of wealth and power. John, if you've made it this far, that should be enough. Se ti tracciano. You're back to your old self. This is where we finish what was started so long ago. Non ora però, perché io c'ho una crisi in testa. A friend of my enemy is also my enemy, be it witch or sage. The Lumen Sages. They were our counterbalance. Madonna, ve lo giuro, mi... c'ho le tempie che mi stanno esplodendo per quella roba. Ve lo giuro, mi ha spaccato. Cazzo è qua. It stated that the intersection of light and dark would bring calamity. No, pure qua, tipo Kingdom Hearts, Lucio Scudi, guarda, vi prego, non cominciate pure voi, eh. But 500 years ago, a child was born in clear violation of this tenet. That child was you. Ma mi spieghi perché stai continuando a far partire razzi? 500 years ago. Yes. La mamma e il papà di Bayonetta hanno fatto le cosacce che non potevano. The disaster caused sent the clans into a spiral of chaos that continues to be felt to this day. You, the half-breed of light and dark, are at the center of that chaos, allowing you to continue. È come to si è come nel finale di Metal Gear 5. No, il 5, il 4. When the eyes of the world are within our grasp, the power of creation will be awakened. That's why the left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another. Sì, ma palesemente si vede che non l'ha uccisa, cioè non era volenterosa. Our treasured left eye will never fall into the hands of another. Bayonetta, it is time that this is brought to an end. That you are brought to an end. You did it. Non è adesso la fight. It is our charge as witches to protect the treasures of the clan. By any means necessary. Quindi spariamo razzi. Burning every inch of this island to a crisp.
really beginning to hate missiles. You know, I have no idea what the hell you girls got going on here. But you don't mind if I take this off your hands, do you? Get in, Cerecita. No, no. Zia, no. Ma non ce lo farei mai. Ma dove va? Vabbè, la fisica è vero in questo gioco è un po'. Time is of the essence. Ma davvero è mu. This can wait no longer. I miei coglioni a lezione. Ma no, come ora? Ma c'è pure più barre, mi sa. Ma io se ricomincio mi devo rifare tutti i razzi poi. Allora, quanto ci abbiamo? 10 minuti all'una, vediamo. C'ha pure più barre. Ma cosa vuol dire? Tanto con la vita ridotta pure. C'ha una barra in più. Spacco la testa! E qualcuno deve andare un po' tranquillamente, se oggi stiamo facendo trardi a caso. Porco di... No, no, io... Ste combo. Tanto è appena esploso Cheshire con Cerecita, eh? Vorrei... Non me lo ricordavo il lumino nel buco del culo. Perdonatemi. È nudo? Vabbè. Tra l'altro lei c'ha l'abito bianco. Bellissima. Strega di Umbra Jean. Nudità. Bella lei. Non lo fare. Madonna, ma come, scusa, ma evochi i razzi? Che cazzo vuol dire? Perdona. Questo va sempre più veloce. È là. È là. È là. C'ho poca vita, ma sti cazzi. Non bisogna guardare la vita. Evochi. Ti
Dai, dai, dai. Madonna, stavo per morire. Ok, sul razzo. Va bene, non me lo ricordavo pure questo. Tra l'altro la musica quanto sta a spigne. Stava a grattare. Altro salto? Ok, no. No, dai, di nuovo fa sta roba, no, te prego. Mi fai venire a sbrattare, zia. Merda. No, mi tocca con un colpo, mi ammazza. No, 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 non adesso. Affanculo. Dio cane. No. Da dove me la fai ricominciare, ti prego? Te supplico. Da dove? Ah, ok, da qua. Va bene. Non ha tutte le barre, però. Ok. Peccato, la stavo facendo la prima. Un po'. Questo è Get Good. Questo è il gioco che ti fa Get Good. Oh, hai rotto il ca... Che inizia da fai combo? Me lo sarei aspettato. Me lo sarei aspettato un restart, però, Quest'ultima fase è stronza, eh. È stronza. E invece. Bello come ti arrampichi ovunque, come nella loro prima bot, nella loro prima fight.
Dai. Oh. Ma mi batte di nuovo, mi sa. Quanta! No. Volevi. Madonna, sta katana di merda. Riandiamo di nuovo, che te devo dire. Ora. Madonna, 2 ore e 20 oggi è oggi mega live di Bayonetta, porca puttana. Però ci sta, perché lo facciamo una volta sulla settimana, è un peccato. Non... è bella la luna. Si sta per schiantare sulla terra, ma che cazzo? Fear? The memories you've held. Madonna, quasi 200 ore. Plus extra. They cloud your vision. But now you've accepted your fate. That is how you bested me. That is why you possess the most beloved of Umbrian treasures. Perché tecnicamente Jeanne e Bayonetta sono tipo l'over the top delle streghe. Non è quel gemmino di merda. We fought for this stone, and because of it, everyone died. That gem brings back so many memories. Che tra l'altro a luna di notte siamo 6. Caputtano, vi amo. Why the left eye? Our treasured left eye will never fall into the hands of another. I will not stand for the wild ambition of a treacherous Lumen sage. Disrupted our age-old balance. Your path ends here. Lei non stava combattendo contro Ceresa. Lei stava salvando Bayonetta. È diverso. Do not fear your fate. Stand, Ceresa. In the innocence of our childhood. We used to play together as friends. Ma perché sono amiche, appunto? Cioè, sono tipo bestie ste due. Even my eyes were clouded with fear. We were. Do not fear your fate. Stand, Ceresa. Tra l'altro ricordatevela la moto, perché ci saranno delle chicche. Mi sa che il prossimo live è l'ultima di Bayonetta, eh. Mi sa che la prossima è l'ultima di Bayo. Diciamo che poteva fare semplicemente: Ceresa, spostate.
Gli voglio dire, oh, fai un passo indietro. Perché? No, ma non gli ha sparato per sparare, per ammazzarla. Gli ha sparato in faccia per farla spostare, perché sa che tanto lo evita il proiettile. Cioè, non a caso, se tu spari a Jean durante la fight, lei fa e ti togli i proiettili. Sereza. I don't know whether to shoot you or to take you to Vegas for good luck, Cheshire. In realtà, perché tutto questo, Jean fino adesso non è che è stata cattiva, è che stava cercando. Vai, pure io, tutti. Non ha detto che mi fidassi di una strega, ha detto bitches, però va bene. Witches, did you, Bayonetta? Ora ha detto witches, ok. How's the little one? Dorme, va bene. But okay, other than that. What about you? You really think I'm gonna let myself be seen in public with a girl looking all beat up like that? Oh. Che gli avesse cacciato fuori il cane. I look dreadful, do I? Huh? You'll have to learn to wipe that stupid sottile, look off your face, or I'll never let you keep chasing me around this world. Got that? Memorized. Tanto vedete che Bayonetta mini è vestita, cioè tipo gli abiti di 2000 anni fa. Dici, beh, vecchiottina. Ecco, te la ti dico, in questa invece, in questa cutscene, Luca sembra enorme e Bayonetta invece sembra piccolina rispetto a lui. Quando non è vero, Bayonetta è alta tipo 2 metri e passa senza tacchi. Scusa, ah, perché sono morto come uno stronzo, è vero. Basta, per oggi abbiamo, basta Bayonetta. Però se mi sa... prossima live finiamo Bayonetta 1. Cominciamo Sekiro, poi a fine Sekiro si comincia Bayonetta 2. Stavo sparando con una mano. Stavo facendo pipì così. Bellino che è Bayonetta però. È un peccato che molta gente non lo conosca. Perché... sì. Ah, non è vero. Non è vero che finiamo Bayonetta. Perché prima di finire... ci sarà l'ultimo... non voglio andare avanti, eh. Ah, ok. Prima di finire Bayonetta dobbiamo fare la challenge finale di Bayonetta. Che non finiremo. Cioè ci proviamo tipo una live, massimo due. Ma non finirà. Non lo, perché sono tipo, mi pare, o 100 piani, una roba del genere. Infatti se, che tu devi avere con tutta la stessa vita, vi dovete fare tot piani salendo con tutti i fight una dopo l'altra. Infinita, tipo, una roba. Mi pare si stiano o 100 piani o non mi ricordo. Sempre se riesce a finirlo. Sì, infatti. Speriamo. No, perché non mi preoccupa la trama di Sekiro. Mi preoccupa. Tanto non ho più la voce. Mi preoccupa. La challenge. Però vedremo. E niente, ragazzuoli, si è fatta lunedì 10. Grazie mille a tutti quanti, veramente. Sono le 6 e siamo. Sono le 6. Ma che cazzo dico? È lunedì 10 e siamo ancora 6. Grazie mille per la compagnia. Sponsor sempre. Comprate plus size elf. Vediamo se riesco a farvi vedere qualche disegno. Non sozzo. No, qua c'è uno zozzo. Qua è zozzo definitivamente. E porco dio, ma che è? Perché vorrei farvi vedere Oga originale. Non trovo. Sei del massimo. Una volta spero in futuro potremmo, che possiamo farle le, tipo le maratone o altre. Puoi non farla. La ball. Che cos'è l'ultima challenge? Perché tanto i boss li conosco, quindi. Cioè, c'è Raika. C'è Raika che è una donna. Dov'è? Che è una donna lupo bellina. È una lupo mannaro. Fantastica. No, questa non si può.
Vabbè. Comunque ve lo consiglio. Leggetevi prima lo scan, magari. Però per staccare, per il relax, è bellissimo. Perché è molto chill, molto divertente, molto stupidino. C'è anche una... Che poi il fanservice in realtà è... Se vedono un paio di tette e dei culi. Ma in quale anime non ci sono? Quella con 17... No, bello, si fa. Se sono solo 17 boss, dipende quali boss di fila. Dipende quali. Perché se mi mettono tipo i boss finali di fila, bestemmieri, quello, facciamo il king del bestemmia la brawl. Però per il resto, ragazzi, si è fatta una certa. Quindi io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana a tutti quanti, che domani, anzi anche buona partita per chi se l'avete domani. Noi ci vediamo lunedì e cominciamo lo 0.2 di Kingdom Hearts, quello con acqua, che è fatto anche con la Real Engine, quindi sono curioso sotto il punto di vista grafico. Sono tutti quelli del gioco più 3 modificati. Bello, bello. Ricordate sempre Corgi Gang fa bang bang. Buonanotte Kairos, buonanotte Fata, Levi. Ci stanno ancora Axel, Panzi e Greti, ma tutti quanti. Oh, buonanotte belli. Buonanotte, un bacione. E buon weekend. Ciao.